tutti, oggi o Piccettino, ma soprattutto Ala, perché oggi il grande protagonista potrebbe essere in un certo senso proprio il nostro amato micione grigio e bianco, vi portiamo in una, diciamo, pubblicazione parallela di Dylan Dog. Come sapete, su Dylan Dog molto spesso sono stati scritti saggi, libri, vari ed eventuali, e oggi parliamo proprio di uno di essi. Parliamo di Alessandro Paronuzzi e il suo Dylan Dog, l'amico degli animali. Allora, partiamo con le note tecniche. Questo qui è un libro stampato nel 2007 da Stampa Alternativa, collana fiabesca grande. Sono 134 pagine in brochure. Di queste 134 pagine, 82 mi sembra siano tavole tratte dai fumetti di Dylan Dog. Questa è una coda, potete vedere. Di cosa parla esattamente questo libro? Allora, innanzitutto una nota tecnica, lo trovate su IBS a 6,50 euro, che è la metà del prezzo di copertina, che è 13, quindi direi che è un ottimo affare. Però di che cosa si parla esattamente in questo libro? Beh, Alessandro Paronuzzi ci porta ad approfondire in maniera abbastanza interessante la zoofilia, diciamo, l'amore che ha Dylan per gli animali, il senso che ha Dylan sia dalle prime storie, tra l'altro, quindi da Botolo e poi, praticamente ci sono queste occasioni, questi confronti con il mondo animale da parte di Dylan e da parte di altri personaggi, tipo questa, nel mondo di Dylan Dog. Quindi ci sono le varie, diciamo, capacità espressive di vari autori, si va da, che ne so, da Gambrosini a Freghieri, a Piccato, eccetera, nelle storie di Tiziano Sclavi e comunque nelle storie di Dylan Dog in generale. Si parla proprio del rapporto Dylan Dog testata e animali all'interno della serie. Cosa posso dirvi? I capitoli sono abbastanza variegati. In principio, mondo cane, mondo gatto, un retaggio del passato, la caccia, sperimentazione animale, altre crudeltà, semi di zoofilia. In realtà, vi dico, la scrittura è molto divertente e vi cattura, ce cioè lo leggerete in un amen. Il problema, secondo me, è che in realtà non è che aggiunga molto di più la parte scritta rispetto a quello che queste tavole già fanno. Insomma, è un piccolo sunto, per quanto mi riguarda, del mondo animale su Dylan Dog. Le tavole sono riportate fedelmente e può essere anche carino andare a caccia diciamo, degli albi, certo, albi come Goblin, eccetera, è abbastanza facile ritrovarli. Che ne so, il buon Botolo, trovate anche gli speciali, cioè, vabbè, dopo mezzanotte, insomma, trovate un sunto del Dylan Dog pensiero sul mondo animale. È un bel libro, sì, lo è fondamentalmente, perché unisce praticamente una parte di Dylan che secondo me, ma anche secondo l'autore, direi, anzi più secondo l'autore che secondo me, non è mai stata approfondita così bene. Cioè Dylan Dog e il suo rapporto con gli animali. Dylan Dog è sempre dalla parte dei mostri. Cioè, Dylan Dog pensa che l'uomo sia il mostro e il mostro sia, diciamo, il lato buono. Se cioè, il mostro siamo noi, lo sapete, no? Ah, questa è bellissima, scusate, me l'avevo dimenticata. Il cagnone di Cane dell'Inferno. Il cane infernale, scusate. Beh, e ripeto, e quindi qua dentro avete un po' una summa di tutti gli animali, da Cagliostro a Botolo alla scimmietta di Goblin, per citare i più famosi. Ma ne troverete anche altri. Io, boh, se questa non mi fa venire la lacrimuccia, ragazzi, io non so cosa ve la fa venire. Scusate, tanto me lo sto risfogliando anch'io. Fondamentalmente, prendete Dylan Dog senza rileggervi tutto, qui trovate le citazioni e gli albi in cui l'amore per Dylan, o comunque l'argomento cardine, è proprio il mondo animale. Non è nulla di impossibile, l'analisi che viene fatta è buona, anche se onestamente si mantiene un po' sempre sul generico. Per dire, sulla sperimentazione animale fa riferimento al filosofo francese Claude Bernard, apostolo della moderna sperimentazione animale, il famoso libro Imperatrice Nuda di Hans Rusk, un bestseller che ha messo il problema etico. Quindi ci sono degli approfondimenti esterni al mondo di Dylan che poi vengono ricondotti a Dylan Dog. Quindi è una cosa molto carina, contiene dei buoni spunti per poter approfondire l'argomento sperimentazione animale, rapporto con gli animali. Il tutto partendo da Dylan Dog.
Quindi fondamentalmente Dylan si rivela ancora una volta un catalizzatore e un buon trampolino per poi arrivare a parlare di qualcos'altro di più ampio respiro. Posso dire che secondo me, vabbè, in una biblioteca del lettore Dylan Dog, di Dylan Dog potrebbe anche non starci. Nella biblioteca di un Dylan Doghiano credo ci possa tranquillamente stare questo libro. E ripeto, non dico che letto questo diventerete vegetariani, perché comunque sia, ricordatevi, non c'è nulla nel mondo di Landoghiano che qui dentro non sia già intuibile o capito all'interno delle letture stesse di Dylan. Però ci sono dei buoni spunti, dei buoni approfondimenti e un discreto apparato che ti permette di entrare un po' di più in questo mondo degli animali. Insomma, secondo me, se lo trovate, anzi, se lo prendete su IBS 6,50 € adesso, vi fate un piccolo regalo di Natale in anticipo, perché comunque è molto carino, sono anche dei bei pezzi da collezione e avrete una selezione di tavole anche molto bella, anche solo da sfogliare. Se invece siete dei fan del fumetto Dylan Dog singolo, punto e basta, vabbè, potete anche non prenderlo in considerazione, comunque non trovate aggiunte al mondo dilaniato. Io personalmente ho trovato una lettura gradevole, interessante, e poi vabbè, a me gli animali piacciono e anche a Piccettino, altrimenti non starebbe con me. Va bene, ciao a tutti e spero che questo piccolo consiglio letterale confuso che vi ho dato vi possa portare a aver voglia di darci una letta. Eccolo qui, Dylan Dog, l'amico dell'animale, Alessandro, scusate, Paronuzzi, scusate, non mi ricordavo il cognome, e basta, questo è quanto. Ciao a tutti, buona serata e penso che ci vedremo direttamente nel mistero di Tiziano Sclavi. Se così non fosse, spero che ci vediamo per altre cose. No, scherzi a parte, questa settimana sarà un po' così, poi vediamo. La prossima potrebbe essere già più leggera, quindi insomma, prometto che terrò il canale più aggiornato possibile, compatibilmente ai deliri mistici lavorativi e ai deliri mistici da padre. PS, Riccardo dice papà, so che non me ne frega nulla, ma è bello da dire. Ciao a tutti, baci e abbracci. Non trovo dove spegnere. Ciao.